Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di questo bestione, l'Osprey Kestrel 68 litri. È talmente grosso che a fatica ci sta nell'inquadratura, ma è uno zaino che vi assicuro ha tantissime feature ed è uno zaino pensato per lunghi viaggi, trekking impegnativi. E adesso ne vediamo insieme i pregi e difetti all'interno della dell'ascensore completa. Iniziamo come al solito da qualche caratteristica di questo Kestrel. Tutti i Kestrel sono fatti con schienale airscape di Osprey realizzati con un nylon 420D e sono disponibili nel taglio da 38, 48, 58 e 68 litri come vi dicevo io ho provato il 68 e pesa 2.3 kg adesso che abbiamo visto qualche caratteristica iniziamo con i pregi e difetti iniziamo come al solito dallo schienale per questo Osprey Kestrel come vi dicevo troviamo uno schienale con tecnologia Airscape non è un vero e proprio schienale ergonomico, ma è a metà tra l'ergonomico e il tensionato. Cosa vuol dire? Troviamo delle parti in schiuma che vanno a diretto contatto con la schiena per far sì che naturalmente venga distribuito bene il carico e tutto il resto. Più una parte completamente telata messa sulla superficie dello zaino per far sì che comunque resti un pochino di spazio nel momento in cui andiamo a riempirlo con tutto il carico. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che ha comunque una buona traspirabilità. Io l'ho utilizzato in giornate veramente calde in questa estate e mi sono trovato molto molto bene per quanto riguarda la stabilità. Poi avendo il carico molto vicino alla schiena naturalmente è anche uno zaino molto stabile. Però questo dipende tanto anche da come andate a caricare lo zaino, perché comunque la stabilità, dato che è uno zaino così grosso, è molto condizionata da come andate a mettere all'interno gli oggetti più grossi. Infine, per quanto riguarda questo Airscape, vi dico anche che è regolabile in base a diverse altezze, in base a quanto siamo alti e poi lo zaino oltre a avere lo scanner regolabile, è disponibile anche la taglia SM e LXL. Tendenzialmente vi consiglio sempre la taglia SM, io sono alto 1,90 m, ho la taglia SM e ci sto benissimo. Di solito la taglia LXL più magari rivolta al mercato americano. Scendiamo, arriviamo a parlare della fascia lombare, qua troviamo una fascia lombare che è enorme, davvero enorme Pensate che Osprey ne dichiara fino a 24 kg il peso massimo che si può trasportare Io sono arrivato sui 20 kg a completo pieno carico e comunque trasportava molto molto bene Questi 24 kg sono reali, davvero ci può portare tutto questo peso Una fascia lombare come dicevo che è nelle dimensioni veramente molto molto grossa e di conseguenza anche le tasche che abbiamo sulla fascia lombare sono enormi. Cioè, dire che ci si può portare un telefono è riduttivo. In queste fasce lombari si può portare dentro davvero tantissimi oggetti, anche delle mirrorless senza nessun problema. Davvero sono esageratamente grosse. E sulla parte anteriore poi la chiusura con clip lavora molto bene, anche a pieno carico non si apre. Sempre per quanto riguarda le regolazioni, ce l'abbiamo anche sulla fascia lombare in quanto Abbiamo una parte di fascia che si può andare a estrarre e che quindi va a coprire molto meglio la, la grandezza del nostro busto. Unica cosa, fate attenzione: se siete particolarmente stretti di vita, eh, magari potreste trovare questa fascia lombare fin troppo grande, quindi non vi scaricherebbe il peso. Io sono arrivato abbastanza al limite: fossi stato un paio di centimetri più magro in vita, non sarei riuscito a portarlo. Infine, per quanto riguarda gli spallacci, sono abbastanza grossi, hanno una sezione abbastanza importante, sono belli spessi e belli morbidi, svolgono veramente bene il loro lavoro, non ci danno problemi né di sudorazione né di rossori sulle spalle, anche a pieno carico, quindi fatti veramente molto bene. Troviamo naturalmente il passante da chiudere sul petto per scaricare un po' il peso, con dentro il fischietto, e in più sullo spallaccio di sinistra troviamo anche L'elastico per andare ad alloggiare i bastoncini nella parte anteriore, tipico degli zaini di Osprey. Ho girato lo zaino perché adesso parliamo della parte posteriore di questo Kestrel, iniziando da uno dei due lati. Innanzitutto, i lati sono simmetrici, quindi ne vediamo solamente uno, per uno perché tanto sono uguali. Cosa troviamo? Troviamo una tasca nella parte bassa dove andare a riporre la borraccia con due aperture. Una superiore per far uscire anche gli oggetti più lunghi, per intenderci all'interno potremmo portare anche un cavalletto fotografico, e una invece messa orizzontalmente per permetterci di prendere e riporre la borraccia in autonomia. Le tasche sono veramente grosse, davvero grossissime, cioè una borraccia da un litro, un litro e mezzo ci sento senza nessun problema. Io vi dico con una borraccia da un litro, poi ci ho messo dentro anche i paletti della paleria della tenda e ci stavano dentro ancora altra roba, quindi è veramente grossa come tasca. Poi troviamo nella parte superiore una cinghia la poter andare a richiudere, questa apribile con clip per eh, comprimere un po' lo zaino. E troviamo un'altra cinghia uguale nella parte inferiore che svolge la stessa funzione, ma non solo, perché va a chiudere anche sulla parte anteriore la tasca U che poi vediamo per aprire lo zaino a mo' di borsone. Questo è molto importante perché, una volta tirata, fa sì che vada anche a, a, a trazionarsi per bene la fascia lombare che scarica anche bene il peso. Quindi. È una fettuccia, una cinghia molto importante. Visto che ve lo anticipavo, parliamo della parte posteriore vera e propria, iniziando dalla parte bassa. Qui troviamo la classica tasca dove andare a riporre il sacco a pelo. Bella grossa, il sacco a pelo ci sta senza nessun problema, insieme alla tenda e al materassino. Troviamo nella parte esterna anche due fettucce apribili con clip per poter portare anche del materiale all'esterno. Salendo, troviamo innanzitutto una tasca esterna molto grossa dove andare a riporre dentro un secondo strato. Una giacca impermeabile senza nessun problema, anche roba bagnata perché comunque ha il forellino in basso per far uscire l'acqua. Ed è una tasca che sulla parte laterale ha una parte elastica eh, per far sì che possa diventare anche abbastanza grossa all'occorrenza, dove metterci dentro grosso materiale. Inoltre sulla parte laterale di questa tasca abbiamo anche due desi chain per andare ad appendere qualcos'altro con qualche moschettone E sempre sulle parti laterali, una a destra e una a sinistra, abbiamo la possibilità di riporre i bastoncini anche sdoppiandoli Per quanto riguarda le aperture, questo zaino ne ha tre Quella inferiore che abbiamo già visto per quanto riguarda il sacco a pelo Una posta a metà zaino con un'apertura a forma di U, tipica magari di un borsone che davvero è perfetta perché ci permette di prendere tutta la roba che mettiamo nella parte bassa senza dover completamente svuotare lo zaino. Su uno zaino di queste dimensioni è fondamentale, vi assicuro torna veramente comoda. Per quanto riguarda poi l'ultima apertura è quella superiore, classica eh, fatta da un cordino che tirandosi va a chiudere, riaprendolo con due mani si va ad aprire, è molto semplice, tipica di tanti altri zaini di Osprey. Per quanto riguarda invece la sacca interna dello zaino, questa è divisibile in due, andando a dividere lo scomparto principale e la parte inferiore del sacco a pelo. Volendo, se non vogliamo questa divisione, comunque possiamo andare a utilizzarlo anche a sacca unica. Arrivando a parlare della parte del cappuccio, qui troviamo la parte superiore con la tasca superiore che è anche lei enorme. Cioè praticamente sarà una tasca che solo lei sarà grande, 5-6 litri, quindi davvero, davvero grossa. E poi troviamo un'altra tasca nella parte interna fatta a rete, una tasca a rete in cui poter andare a riporre magari degli oggetti personali come il portafoglio, roba che non vogliamo perdere. Comunque vi assicuro che come cappuccio è davvero grosso e poi è un cappuccio fluttuante, cosa vuol dire che noi possiamo alzarlo un pochino per andare ad aumentare un po' la grandezza dello zaino nel caso in cui dovessimo averlo particolarmente carico. Parlando un attimo di materiali, come vi dicevo lui è fatto con un nylon 420D e vi assicuro che è un nylon veramente... Molto molto resistente. Il numero 420D rappresenta un indicatore veramente alto per questo tipo di nylon, tenete conto che tendenzialmente si utilizza un 200D più o meno su tanti zaini, quindi è veramente molto performante come nylon. E in più le cerniere, Cioè io non penso di aver mai trovato delle cerniere così fatte bene su degli zaini. È anche vero che eh, ha un certo peso come zaino, per comunque parliamo di 2,3 kg. Ma il materiale con cui è fatto, le cerniere e tutto il resto fanno sì che sia uno zaino veramente molto solido e soprattutto duraturo nel tempo. Infine, per quanto riguarda il comparto acqua, come vi dicevo, abbiamo la possibilità di trasportare due borracce nella parte esterna, borracce anche grosse. Possibilità di mettere la vescica nella parte interna, e in più è dotato anche del raincover che è dato in dotazione in caso dovessimo trovare acqua. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo Osprey Kestrel 68. Ve lo consiglio sì, sì perché comunque a livello di materiali, a livello di performance, io mi ci sono trovato veramente super, super bene. Magari questa versione a 68 litri è anche forse eccessivamente grande: nel senso, a meno che non dobbiate fare veramente delle spedizioni in luoghi remoti in cui dovete portarvi dietro l'inverosimile, a meno che non dovete magari utilizzarlo per fare viaggi lunghi anche, ci può stare. In tutti gli altri casi, magari opterei più o per il 48, o per il 58. Però vi assicuro che questo 68 mi ha dato modo di capire quanto sia buona questa serie di zaini e che mi ha veramente super super sorpreso. A livello di prezzo, sito Osprey 240 euro, online sui 200, sinceramente mi stupisce anche un po' il prezzo perché mi immaginavo fosse un pochino più alto visto con quelle caratteristiche di questo zaino, quindi anche il prezzo promosso. Detto ciò ragazzi, una speranza stessata, eserete esaustivo anche per questo video, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao